Buongiorno, siamo in collegamento con Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola. E con lei parliamo ovviamente dei temi sindacali del momento, a partire dal contratto scuola. A che punto siamo? Si parla da mesi oramai dell'atto di indirizzo. L'atto di indirizzo non c'è ancora. Aspettiamo di capire cosa succederà con la legge di bilancio. Quali sono i termini del problema in questo momento? Beh, grazie innanzitutto, grazie Reginaldo per questo invito della tecnica della scuola. Beh, il primo tema è un rinnovo contrattuale, quello scaduto in fase di scadenza il 21, che abbiamo affrontato in diverse occasioni. Ci sono tre leggi di bilancio che hanno individuato le risorse assegnate per il rinnovo. Risorse economiche per noi insufficienti, si parla di un importo di 88 euro, un incremento attraverso il perequativo, il recupero del perequativo, che chiaramente non porta ad una retribuzione media che superi le tre cifre. Noi abbiamo ascoltato in tutte le campagne elettorali anche passate quanto importante erano gli stipendi europei per i candidati, gli stessi candidati che poi arrivati al governo o perlomeno arrivati in Parlamento hanno dimenticato l'impegno per la scuola o perlomeno hanno rivalutato quali possono essere le risorse. Il contratto sicuramente deve essere immediatamente aperto con un atto di indirizzo, ci aspettiamo a breve una convocazione. Il ministro Brunetta della Funzione Pubblica ha già avviato le procedure per il rinnovo contrattuale delle funzioni centrali, credo anche di altri settori della pubblica amministrazione. Per la scuola, l'impostazione di carattere generale, ci è stata presentata dal ministro Bianchi. È chiaro che si dovrà coniugare con gli investimenti in legge di bilancio. Ecco, proprio in questi ultimissimi giorni, si è parlato anche di uno stanziamento straordinario per la scuola. Si parla di 200 milioni, qualche cosa di più. Questa cosa è credibile e soprattutto potrebbe servire un po' a sbloccare la situazione? Oppure è comunque una cifra del tutto, come dire, simbolica, che non sposta i termini della questione? È una cifra che si dovrà coniugare con altri interventi. Se è vera che, perché dobbiamo sempre avere certezza leggendo gli stanziamenti in legge di bilancio. L'idea che la scuola debba essere attenzionata con un fondo mirato fa parte di un accordo, il patto per la scuola. In quel patto c'è un riconoscimento specifico per la valorizzazione delle professionalità, un fondo per la scuola che abbiamo già utilizzato nell'ultimo rinnovo e che potrebbe riportare un impegno chiaramente da parte del governo pluriennale. 200 milioni sono insufficienti, servirebbero almeno il doppio per cominciare a discuterne. E probabilmente da parte del Parlamento ci deve essere una decisione, devono uscire dal guado. La scuola è importante? Sì o no? La scuola può essere un'attività attrattiva? Sì o no? Si ha bisogno di insegnanti e di personale scolastico? Sì o no? Non possiamo avere le mezze misure. È inutile, anche perché le rinunce e i vuoti delle cattedre delle aree del Nord devono portare i parlamentari, a cominciare da quelli del nord, tutti a una riflessione. Chi dobbiamo mandare in classe e con quali elementi di attrattività? Per cui ci servono l'attrattività verso un percorso, diciamo, professionale, importante, riconosciuto socialmente, di prospettiva, perché anche ai precari va detto che se rinunciano perdono una grande occasione, quella di cominciare ad attivare un percorso di stabilizzazione o perlomeno di riconoscimento professionale. Questi aspetti non possono scontrarsi con le sciocchezze di chi dice
va bene solo la meritocrazia, perché poi la meritocrazia fa i conti con chi deve entrare nelle classi, e ora entrano nelle classi i ragazzi che hanno a malapena il terzo anno dell'università, o alcuni che si sono diplomati in qualche liceo di scienze sociali. Hai toccato un punto, direi cruciale, decisivo. Hai citato il fatto che al nord moltissime cattedre continuano a restare scoperte. Probabilmente questo è dovuto proprio al fatto che il mestiere dell'insegnante, soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, sta diventando sempre meno attrattivo in relazione al costo della vita, in relazione quindi anche agli stipendi che non sono adeguati e che non sono proporzionati. Quindi questo tema è un tema che il governo, ma direi non il governo, non l'esecutivo soltanto, ma appunto il Parlamento deve prendere in mano e deve affrontare seriamente, è così? Certamente, un ingegnere con un'esperienza di 15 anni in un'azienda importante con centinaia e centinaia di dipendenti, dopo 15 anni percepisce 45.000 euro lordi. Il nostro ingegnere, che presta la sua attività professionale in una scuola, inizia a malapena con 28.000 euro, ma forse anche scarsi. Quindi è quando arriva ai 15 anni, a malapena sarà arrivato a 32. Quindi quale interesse deve avere un laureato in una materia scientifica? Se poi ci si mettono, come hanno fatto di recente, a bocciare quegli unici che si erano presentati, formati dalle università, e quindi sono stati bocciati dai quesiti proposti dalle università, quindi si mettessero d'accordo tra di loro. Insomma, il messaggio è chiaro, ci vuole in ogni caso assolutamente un piano pluriennale. In questo senso, forse allora i fondi del PNRR, che sono piuttosto consistenti, potranno avere una loro utilità, una loro importanza, perché sicuramente potranno essere usati per migliorare la formazione degli insegnanti futuri e anche degli insegnanti che già lavorano. Che pensieri voi avete proprio sul PNRR? Beh, il PNRR è una grande opportunità e non ci deve trovare, incapaci di assumere delle decisioni. Noi abbiamo nel PNRR 70.000 unità di personale da assumere. Oggi c'è già un concorso ordinario già programmato per 33.000 secondaria e 12.000 primaria infanzia. Questo significa che non c'è nemmeno la copertura dei 70.000. Se poi seguo le statistiche e osservo con un po' di amarezza il numero delle bocciature, se di 50.000 concorrenti ne bocciano il 50%, e magari saremo fortunati se ciò dovesse avvenire, anche con le procedure semplificate che potrebbero essere quelle dell'ultima ora, bene, dei 50.000 ne rimarranno 25.000. Quindi il PNRR, che ha una sua identità già ben definita per l'assunzione di 70.000 unità, rischia di fallire perché non ha ancora una volta quella base. Ecco, però legato a tutto questo c'è anche un tema fondamentale, cruciale, che è il tema dell'organico. Va tutto bene, ma con questi organici però non si va molto lontano, anche se è vero che non dobbiamo dimenticare che gli organici sono anche un po' legati alle dinamiche demografiche, quindi si tratta un po' di coniugare queste questioni. Come stanno le cose su questo punto? Il ministro Bianchi è già riuscito ad ottenere qualche piccolo risultato, a quanto pare. Sembra, lo vedremo ancora una volta nell'iter parlamentare della legge di bilancio, di approvazione della legge di bilancio, che il ministro Bianchi abbia tenuto questa posizione, quella di avviare un processo relativo al dimensionamento, innanzitutto per garantire il mantenimento delle unità di istituzioni scolastiche autonome al di sotto dei parametri.
di avviare un processo per abbattere il rapporto alunni-classi e quindi tentare di rivedere, noi lo speriamo che sia questo l'orizzonte, rivedere i parametri dell'81 e di mettere insieme il mantenimento, il consolidamento sino a quando ci sarà questo percorso verso diciamo il completamento dei finanziamenti del PNRR dell'organico. Perché? Perché l'organico stabile in quota parte può essere utilizzato anche per interventi a favore delle situazioni di più grave disagio sociale, del recupero dei divari territoriali. Non abbiamo sempre ottenuto questo obiettivo perché in alcune realtà le classi sono comunque numerose, però in una buona programmazione dell'offerta formativa, nella ridefinizione, tu sai benissimo, lo sanno anche i vostri ascoltatori, che la corsa verso il liceo più importante della città produce poi classi sovraffollate, magari il professionale che non ha lo stesso audience ha un numero più ridotto, ma mantenere l'organico del professionale significa garantire in realtà complicate un rapporto un po' più personalizzato. Quindi noi l'auspicio è il sistema, diciamo, una valutazione complessiva che ci metta nelle condizioni di abbattere anche delle difficoltà. Sì, sono sicuramente problemi da affrontare con una logica, come si dice, sistemica, perché questo discorso che tu hai fatto del rapporto fra licei e professionali poi deve anche tener conto del fatto che magari ai professionali i numeri forse in qualche situazione sono minori, però nei professionali si concentra, per esempio, la popolazione di alunni con disabilità e alle volte anche con forte disabilità. Quindi Assolutamente. il problema è molto complesso, è A molto proposito articolato. della disabilità, mi preme rafforzare il principio al quale facevo riferimento prima. Abbiamo un elevatissimo numero di posti in deroga. Noi dobbiamo, nella prospettiva anche di quello che deve essere un nuovo modello di sistema pubblico di istruzione, noi dobbiamo avere un ampliamento dell'organico di diritto del personale, per il personale, diciamo, di sostegno per i ragazzi disabili. Non possiamo avere una quantità immane, 100.000 deroghe e poi i contratti al 31 di agosto sono residuali e sono solo in alcune aree del paese. Perché questo? Perché fanno saltare questi rapporti tra il 30 di giugno e il 31 di agosto e la instabilità del rapporto di lavoro fanno saltare la continuità didattica, che poi qualcuno tenta di mettere con i vincoli sulla mobilità, che non servono assolutamente a nulla e per i quali noi dobbiamo riportare al contratto molte delle decisioni. Senti, chiudiamo con una battuta su un tema che in questi giorni, in queste ore, è di estrema attualità. Ci sono stati confronti anche molto serrati e, a quanto abbiamo letto, vivaci fra le confederazioni e il governo sul tema delle pensioni. È un tema molto sentito anche dentro la scuola per svariate ragioni. Però il nodo centrale di tutto questo, detto da persona che non è esperta di problemi economici come me, il problema è che si possono garantire pensioni adeguate, ma a condizione che il prodotto interno lordo cresca, cioè quindi che cresca anche il lavoro e che quindi che cresca anche che crescano le opportunità di lavoro per i giovani, altrimenti credo che lo squilibrio ci sarà sempre. È così o mi sbaglio? No, no, è proprio così. Io ti dico che innanzitutto faccio un'affermazione abbastanza forte. Chi in questi giorni si sta permettendo di strumentalizzare questa grande discussione sulle pensioni, mettendo contro i giovani contro gli anziani, mostra grande ignoranza.
Le proposte confederali hanno una piattaforma ben delineata, ben definita, nelle quali ci sono lavoro, politiche attive per il lavoro, interventi per garantire anche gli ammortizzatori sociali, ma essenzialmente la formazione continua e l'opportunità di garantire percorsi di professionalizzazione mirati agli interventi che devono essere strutturali e non devono essere di assistenza, attenzione al distinguo, perché ci siano occasioni di giovani che lavorano e maturano il diritto previdenziale. A quelle forze politiche che parlano di scendere in piazza con i giovani, io gli porterò le madri e i padri dei bambini di 3 anni che hanno insegnanti di 67 anni per vedere se sono consapevoli di quel che dicono o dicono veramente fandonie. Però il problema pensioni è più articolato e quindi io credo che non possiamo mettere in campo uno scontro intergenerazionale. Ecco, però forse c'è anche un tema più complessivo che riguarda anche proprio lo sviluppo di carriera dei docenti. Ma perché non incominciamo a pensare, ad esempio, che arrivati ad un certo punto della loro carriera e quindi arrivati quindi anche ad una certa età, gli insegnanti non abbiano la possibilità di essere distaccati, di essere esonerati per un certo numero di ore alla settimana in modo da poter dare il loro contributo alla formazione degli insegnanti più giovani, a fare loro da tutor. Ecco, l'insegnante di scuola dell'infanzia che certamente a 65 anni ha delle difficoltà a rotolarsi insieme con i bambini o a giocare con loro nel giardino, però potrebbe invece avere una sua funzione, un suo ruolo attivo nei confronti degli insegnanti più giovani. Si può, secondo te, incominciare a pensare a dei percorsi di questo genere? Assolutamente sì, si può pensare e si poteva, guarda, banalmente all'epoca del potenziamento si era pensato che il potenziamento poteva anche avere una prospettiva, quello di assegnare un'unità di personale che progettualmente certamente arrivava sulla base di un progetto, attività creative, ma non necessariamente doveva essere l'insegnante che si metteva in campo per quell'attività, si potevano coniugare più fattori. Poi quel potenziamento è stata una distribuzione per svuotare le GAE dell'epoca, tentando di piazzare tutti quelli che c'erano nelle graduatorie e l'effetto non ha prodotto quel risultato. Potremmo assolutamente anche riportare la questione contrattualmente. Io sono anche dell'idea, per esempio, che previdenzialmente si dovrebbero trovare dei benefici per una continuità didattica. Io che rimango per 10 anni in una scuola a rischio, in un professionale, sono insegnante di sostegno, mi sono fatto un lungo percorso, perché non devo accedere a un riconoscimento di natura previdenziale, una sorta di disagio che mi viene riconosciuto dallo Stato come la permanenza nelle scuole di montagna o nelle isole? Secondo noi potremmo discuterne. Ci deve essere la volontà, l'importante è che non si faccia veramente come stanno tentando di fare, prendiamo i numeri e allora chi è gravoso è quello che ha denunciato più malattie professionali. Mi sembra un po' riduttivo. Bene, ringraziamo Maddalena Gissi, segretario generale della CISL Scuola, per questa bella chiacchierata e vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. Proprio in queste ore dovrebbe essere reso pubblico finalmente il testo, almeno quello provvisorio, della legge di bilancio, quindi dai prossimi giorni potremo fare qualche ragionamento un pochettino più preciso e più particolare. Per intanto grazie ancora e buon lavoro. Grazie Reginaldo e buon lavoro a voi.